Ripresentandomi, io sono Antonello Pugliese, account manager per l'Italia di Ranking Coach. E al mio fianco, nella slide, la fotografia, c'è Domenico Laruccia, che è di Trustpilot Italia, che sostituisce Claudio Ciccarelli in quanto ha avuto un imprevisto, un impegno dell'ultimo minuto, e quindi Domenico sostituisce Claudio. Quindi, per chi si ricordasse Claudio, oggi c'è Domenico. Ma buongiorno a tutti quelli che si collegano adesso. Buongiorno Domenico, come stai? Bene, 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 ci siamo. Buongiorno a tutti i partecipanti. Allora, di cosa parleremo oggi? Abbiamo fatto un piccolo cappello prima per chi ci stava già seguendo da qualche minuto. Gestione della reputazione online. 4 motivi perché un'azienda deve utilizzare le recensioni. Domenico, iniziamo a parlare di questo tema molto importante oggi. Sentiamo sempre parlare delle recensioni, perché un'azienda le deve utilizzare, come le deve utilizzare, se deve rispondere, non deve rispondere, come deve rispondere. Tanti aspetti. Quindi, quando vuoi puoi partire. Ricordo ai partecipanti che potete fare le domande usando la chat durante il webinar, e poi riserveremo anche 5-10 minuti alla fine del marketing lab, del webinar, per ulteriori domande ed approfondimenti. Vai Domenico. Ci siamo. Come ho detto nell'anticipazione, le recensioni sono ormai diventato un aspetto fondamentale con l'avvento dell'internet mobile, per quanto in Italia ancora i livelli di penetrazione di internet mobile siano un po' più bassi rispetto a quelli europei, anche per motivi geografici. Sappiamo che l'Italia è magari diversa, non so, dall'Olanda piuttosto che non dalla Danimarca, dove tutto piano è molto più semplice in termini proprio di connessione, viabilità e quant'altro. Certo. E un aspetto fondamentale è proprio quello della tramite internet, di un'apertura della società, tutti quanti possono più facilmente accedere e dirla propria, e la recensione è diventata un aspetto fondamentale di questo nostro modo di comunicare ormai. Quindi, di cosa parliamo? Parliamo di, nel caso di Trustpilot, di numeri che peraltro bisogna continuamente aggiornare: 77 milioni di recensioni pubblicate e oltre 360.000 aziende registrate su Trustpilot. Una nuova recensione ogni secondo e mezzo circa, e parliamo di quasi 5 miliardi di impression dei widget e Trustbox di Trustpilot sui vari siti ogni mese, il che significa che solo un anno e mezzo fa circa parlavamo di dati che erano la metà, 2 miliardi e mezzo. Okay. E questo a indicare che, nonostante 12 anni di storia, il momentum in generale dell'importanza delle recensioni, dell'influenza delle recensioni, è sempre maggiore, tanto addirittura da vedere molte numeriche importanti raddoppiate negli ultimi 12-18 mesi sostanzialmente. Qui abbiamo alcuni dei brand, dei mille brand che in Italia usano Trustpilot, e rappresentano sostanzialmente quella finestra che l'azienda apre per comunicare con gli altri clienti attraverso i propri clienti. È un aspetto importante, perché prima le aziende sviluppavano le comunicazioni in maniera monolaterale, solo esclusivamente autoreferenziale. L'azienda parla di sé, il consumatore ascolta e si lascia influenzare. Con l'apertura di internet e il cambiamento dei flussi di comunicazione, e c'è un rapporto bilaterale, adesso il consumatore può parlare, può essere ascoltato da tutti esattamente come invece prima poteva far solo l'azienda. E quindi questo cambia tutto. E cambia è un anche. Contatto diretto anche quasi con l'azienda, no? Prima che. Diventa un contatto diretto cliente-azienda, e soprattutto adesso è anche l'azienda che deve ascoltare. Sì. Proprio perché il rapporto diventa bilaterale, mentre un tempo era solo il consumatore che doveva ascoltare lo spot TV piuttosto che non radio, e su quello basarsi, crearsi un'idea. Adesso è esattamente un rapporto bilaterale, quindi paritario, se vogliamo, no? Certo. Scusa Domenico, c'è già una domanda, perché ovviamente non tutti conoscono Trustpilot. Brevemente, cos'è Trustpilot? Sì. Trustpilot è una community, giusto? Ottima domanda. Trustpilot è una community online che esiste da 12 anni, è nata in Danimarca, adesso siamo presenti in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Australia, 7 uffici nel mondo, 800 e più dipendenti.
200 milioni di investimenti, di dollari, investimenti raccolti negli anni, e sostanzialmente il riferimento per i consumatori e quindi anche poi per le aziende è, ultimo fattore non meno importante per i motori di ricerca, Certo. nell'ambito delle recensioni, quando parliamo di, in maniera trasversale, sia di settore che geografico. E quindi hai nel mondo 35 milioni di visitatori mese sul sito di Trustpilot, che quindi hanno vedono in Trustpilot un riferimento proprio nelle loro ricerche in acquisto, no? Cosa ne pensa l'azienda dell'azienda di cui magari vorrei comprare i prodotti o i servizi? Il consumatore, vado su Trustpilot e trovo la risposta. Peraltro posso interagire, posso diventare uno user e quindi una parte di questa community e contribuire lasciando recensioni in maniera spontanea e organica, e allo stesso tempo ricevere, questa è un po' l'anima invece di strumento di Trustpilot, ricevere l'invito da parte delle aziende che possono invitarmi, essendo integrate con Trustpilot, dopo un'analisi dei flussi, e quindi essere certi che l'utente ha avuto un'esperienza di acquisto, di utilizzo, e ricevo un invito alla recensione per poter appunto lasciare una sua opinione relativa a questa esperienza che ha avuto. Certo. In Italia abbiamo circa un paio di milioni di visitatori mese ormai su Trustpilot.it e 1.400.000 user mese, che sarebbero i visitatori registrati come numero attivi ogni mese. Poi quelli totali sono molto più ampi come numeri. È diffuso, come diciamo, in tutto il mondo e, per esempio, in alcune nazioni la sua penetrazione è talmente rilevante che, per esempio, in Danimarca una persona su tre, parliamo della popolazione totale, ha un account Trustpilot come user, così come magari in UK il 20% della popolazione. Quindi diventa sostanzialmente, così come in Italia parliamo del 143esimo sito per traffico, ormai è diventato, significa che è sostanzialmente un riferimento per il consumatore che nell'ambito della sua decisione, nelle varie fasi della sua decisione prima dell'acquisto o del riacquisto, trova in Trustpilot un buon riferimento. Se voi cercate una qualsiasi azienda e cercate le voci recensione, opinioni, per esempio, quasi sicuramente Trustpilot uscirà in alto tra i primissimi risultati, se non primo, perché è tra i primi 150 siti in Italia per traffico e tra i primi 450 al mondo. Ok. Riprova sociale. Ma perché la riprova sociale? È indubbio che noi siamo degli animali sociali, no? Quindi ciò che il nostro pari fa, in qualche maniera ci influenza, e più è diffusa questa abitudine, questo costume, tanto più ci influenza. Tant'è, no, che in questo caso vediamo due ristoranti, uno è semivuoto e l'altro invece è pieno. Ed È è, bella queste foto, sì. per esempio, c'è il trucchetto del ristoratore che magari quei clienti che ha cerca di piazzarli, no, lì dove li fa accomodare, lì dove magari siano visibili, Certo. in maniera tale da rendere l'idea che ci sia della gente e quindi favorire il discorso dell'effetto proprio di momentum, no? Cioè di accrescimento determinato dall'influenza. E lo stesso può fare poi sul web l'azienda, per esempio portando le testimonianze degli altri clienti in maniera tale da abbattere quello che può essere la diffidenza. Ritorno un attimo indietro, se passo davanti, magari la qualità dei due ristoranti è identica. Però se passo davanti al primo, il dubbio mi assale. Questo Certo. dubbio invece scompare nel momento in cui vedo che ci sono altre persone. È un fatto per noi meccanico, non ce ne accorgiamo neanche. Sì. In questo caso, recensioni sì, recensioni no. Già solo il fatto di avere delle opinioni, delle recensioni, delle testimonianze di clienti porta a ridurre immediatamente, a battere il dubbio. E il dubbio è il maggior nemico per il business, no? E lo sappiamo, per esempio negli Stati Uniti un aspetto fondamentale per la borsa, per gli indici azionari, eccetera, sono gli indici di sentiment. Qual è il sentiment del consumatore? Positivo, tendente appunto a essere proattivo, quindi orientato a una certa positività, immediatamente le borse reagiscono positivamente. Perché? Perché sappiamo che sarà un tendenziale indicatore di positività per il futuro e quindi nella positività io costruisco il futuro.
nel dubbio o nella negatività, io invece mi arrocco, mi difendo. Certo. Sono in una situazione conservativa. Un aspetto fondamentale però in questo è sicuramente nella riprova sociale, ed è provato scientificamente, sta nella autorevolezza dell'opinione. Cioè non tutte le opinioni sono uguali. Se la buccia dovesse dire che l'azienda X funziona benissimo, ha una valenza relativa, ma se lo dice una terza parte che invece sia neutrale, autorevole, da come autorevole, anche. Questo effetto invece ovviamente è differente. Ma lo vediamo anche poi, è un po' l'eredità del testimonial, no? Perché si usava il testimonial, ancora si usa sempre meno? Perché è una terza parte autorevole, per quanto individuale, ha acquisito una certa autorevolezza e l'azienda sfrutta questa autorevolezza per dare autorevolezza al proprio prodotto o servizio. Certo. È un po' passato perché sappiamo che il testimonial è una terza parte interessata e pagata, quindi non è propriamente disinteressata, a differenza del consumatore, perché il consumatore invece è assolutamente disinteressato, anzi sta pagando, a chiaro, differenza sì, del... sì. Non ha nessun interesse, ma è lui che condivide la propria esperienza con il prodotto, con il servizio, con... Esattamente, è proprio così. E infatti un esempio che riportiamo, per esempio, in questa slide è quello dell'invenzione del carrello, che oggi sembra una banalità, ma in realtà un tempo prima che venisse introdotto il carrello negli shop, magari il consumatore aveva già raggiunto la massima capienza e quindi voleva anche comprare dell'altro, Non ma poteva. nell'acquisto. Però magari inizialmente i consumatori, vedendo questo aggeggio, non erano propriamente orientati a utilizzarlo, quindi la stessa persona che l'ha inventato pensò di introdurre delle persone all'interno dello shop che utilizzassero il carrello in maniera tale che gli altri consumatori vedessero ridotto questo dubbio, no? Questa diffidenza rispetto a questo strumento, e anche loro hanno cominciato poi a utilizzare regolarmente il carrello, spinti sempre dalla riprova sociale, cioè da ciò che il nostro pari ha già fatto, quindi poi lo facciamo anche noi. Un po' come la slide che abbiamo visto prima relativa ai due ristoranti. Sì. Cioè impariamo e seguiamo dai nostri simili. È un fatto inoltre, cioè ci troviamo davanti a una situazione di esperienza d'acquisto che è anche molto cambiata, perché ormai c'è la personalizzazione, cosa che prima non c'era, se non era molto rara, particolare. Invece in realtà adesso, tramite i sistemi di automazione e tramite la possibilità dei tracciamenti, la segmentazione, è possibile dare dei servizi assolutamente personalizzati. E questo cosa fa? Alza ulteriormente l'asticella dell'aspettativa del consumatore. Cioè prima si poteva dare un servizio assolutamente massivo e o ci stava bene o ci stava bene, adesso invece ognuno di noi vuole ciò che risponde esattamente al proprio desiderio, magari al proprio desiderio in quel momento. Quindi chiaramente il tutto dal punto di vista del merchant si complica. Allo stesso tempo, se si complica, significa anche che diventa ancora più importante per il merchant sapere esattamente quel che il consumatore vuole, quel che il consumatore pensa, e quindi questo rapporto di bilaterale diventa sempre più importante. C'è uno scambio continuo, necessario per entrambi. E infatti i consumatori vogliono sentirsi ascoltati, perché ormai fa parte. Immaginate un attimo una vostra esperienza d'acquisto, no? Entrate in un negozio, comprate e uscite, in un ristorante, comprate e uscite, vi aspettate ormai che Google Maps o altro strumento del genere vi mandi l'invito alla recensione, piuttosto che non qualsiasi altro tipo di piattaforma collegata e pertinente rispetto a quelle. O l'azienda stessa deve richiedere la vostra opinione, perché ve lo aspettate, fa parte dell'idea di esperienza di acquisto. Cioè alla fine della mia esperienza, servizio o prodotto, voglio, ma aspetto che l'azienda mi chieda cosa ne pensa. E se non me lo chiede, comunque io ho i mezzi per farlo.
Domenico, scusami, brevemente ricordo a chi si è collegato ora o poco fa che potete intervenire con delle domande tramite la chat. Puoi continuare. Certo, è chiaro che le aziende che lo vogliano o no devono interagire con il consumatore, è sempre più una tendenza dell'azienda stessa il cercare il feedback del consumatore perché si rende conto che gli serve per crescere, per Certo. migliorare, per diventare più vicina all'esperienza, ritorno un po' indietro, all'esperienza che sia la più personalizzata possibile, rispondere il più possibile alle esigenze del cliente perché ormai è quello che il cliente stesso si aspetta. Ovviamente questa interazione è tendenzialmente positiva per tutti. L'utente si sente partecipe. Nella società orizzontale non abbiamo più una gerarchia, ci sentiamo tutti uguali, non votiamo quello migliore in noi, votiamo quello che è più simile a noi quando andiamo alle elezioni, giusto? Idem, vogliamo condividere la nostra storia perché ormai esistiamo se appariamo in qualche maniera, i social, il post, la recensione pubblicata, quant'altro. Altrimenti sostanzialmente sentiamo di non apparire, di non esserci, vogliamo condividere la nostra storia e alle aziende questo serve per migliorare. È un Ti ciclo posso tutta. fare io una domanda, Domenico, su questo, su una cosa che mi è capitata personalmente in un Sì, ristorante. sì. Sono andato a mangiare, proprio perché se ritorni indietro, scusami, nella slide precedente, quello che dicevi tu, serve, tu hai detto questo aspetto, le recensioni, insomma, la gestione della reputazione online serve alle aziende per migliorare. La mia domanda è... E soprattutto riguarda, diciamo, le piccole attività, le micro piccole attività, perché sappiamo che se vai sui grandi marchi, vabbè, c'è un team che lavora su questo e siamo tutti d'accordo, va bene. Ma Sì. il piccolo, quanto è disposto veramente a migliorare? E lo capisce o non lo capisce? Perché io, poco tempo fa, sono andato a mangiare sushi. E alle mie spalle c'era probabilmente il proprietario che discuteva con uno dei suoi dipendenti colleghi e diceva: questa ha scritto su Facebook che ha aspettato troppo, invece l'altro giorno hanno scritto così, e quindi insomma, voglio dire, cioè, il senso era: qualsiasi cosa tu faccia, ci sarà comunque qualcuno che critica, diciamo così, no? E io ovviamente non ero d'accordo con il suo pensiero, perché secondo me questa è un'opportunità. Sono le opportunità, sono delle opportunità le recensioni, perché poi l'azienda può rispondere all'utente e gli utenti che vedono le risposte possono poi appunto capire, vabbè, interpretare poi come meglio credono, perché poi ognuno di noi interpreta, no? Però è un'opportunità per migliorarsi. Non lamentarsi continuamente e arrivare alla conclusione di vabbè, o lo faccio o non lo faccio, è la stessa cosa. Esatto. Beh, sai, è importantissimo un aspetto, probabilmente. Uno è rendersi conto appunto che è un fatto che il consumatore oggi possa comunicare in maniera facile e libera. E avere un audience che può essere altrettanto ampia rispetto a quella del merchant, Esatto. piuttosto che non addirittura più ampia. E questo chiaramente è ancora un aspetto a cui i merchant in generale, nei vari settori, probabilmente spesso non sono ancora abituati. Lo vedono ancora quasi come una violenza subita, ma in realtà dobbiamo renderci conto che è parte della nostra società attuale. Esatto. Se prendiamo internet, tutto questo cambierebbe perché? Perché ritorniamo alla piazza, cioè Sì. io senza internet ho un accesso limitato in termini di visibilità di quello che penso. Cioè i miei amici, il mio intorno. È un po', Sì. no? La sera uscivo in piazza al paesello e trovavi la tua comitiva o al massimo la comitiva di quelli vicino e ci si scambiava le informazioni sulla Esatto. migliore, il negozio di articoli sportivi piuttosto che non il campo e così via. E rimaneva in quell'ambito. Adesso invece puoi lasciare una recensione su Trustpilot e ti leggono 35 milioni potenzialmente di persone. Sì. Ti faccio un esempio. La mia compagna un anno e mezzo fa ha ricevuto un invito alla recensione da un nostro cliente, Farmae, che è la farmacia online più diffusa in Italia, quasi 50.000 ordini per mese, no? È quello che
ha fatto è lasciare una recensione dietro invito. Dopo circa una settimana mi ha mandato questo, il link alla sua recensione, perché lo user Trustpilot può poi vedere dal suo account ogni recensione, quante view ha avuto, una serie di altri indicatori relativi alla propria recensione. Dopo appena una settimana, quella recensione, neanche 4-5 giorni, quella recensione aveva avuto 720 view. No. Un anno e mezzo fa, quando Trustpilot era ancora a circa il 400-500esimo sito per traffico, oggi è, come dicevamo prima, il 143esimo, dato del 7 gennaio. Quindi probabilmente sarebbero anche di più quelle view, sarebbero 800-900.000. Dopo una settimana, quindi già 700 persone. Immaginiamo se la stessa persona avesse voluto dire, raccontare la propria esperienza a 700 persone nell'era pre-internet. Sì. Avrebbe dovuto girare tutte le case dell'intorno per poter raccontarlo. Quindi il merchant questo lo deve fare parte integrante, fondamentale della propria esperienza di lavoro e di crescita. Lo deve dare per certo e per dato di fatto, e sulla base di quello deve utilizzare il feedback per migliorare. Sì. Anche perché la tendenza spesso del merchant è quello di cercare all'interno degli indicatori quegli indicatori che sono autoreferenziali e, come dire, edonistici. Non so, i like su Facebook, che magari sono lasciati sulla base però di scarsa autorevolezza, magari su 100 like che ho, 30 sono di account fake di Facebook che sono lì e che in automatico mi lasciano i like, semplicemente perché poi fra 2 settimane mi manderanno un messaggio cercando di vendermi qualcosa. Sì, sì. Domenico, ci sono delle domande, osservazioni, sì. Le dico ora e poi andiamo avanti? Sì. Come? Okay. No, prego, anzi, interessa a proposito di recensioni, eccoci. Ricorda quello di cui stavamo parlando ora, c'è Martina, credo, che scrive: tuttavia ci sono recensioni negative senza commento, solo stelline, vero? Se non migliorano, abbassano la valutazione, solo valutazione, perché non c'è il commento, ci sono solo le stelline. Allora, non su Trustpilot in realtà, perché su Trustpilot okay. C'è un minimo di testo che è necessario, altrimenti... Sì, forse lei diceva in maniera generale, non lo so, cioè in altre... Sì, infatti. Ma è proprio il discorso... Ecco, questo è un aspetto, quando magari mi chiedono ma perché dovrei utilizzare Trustpilot? Perché Trustpilot è un'entità specializzata, a differenza per esempio di, non so, dei feedback che io posso lasciare, sì. Recensioni che posso lasciare attraverso Google. E lo vedi, quindi, questa... specializzazione la noti da tantissimi aspetti. Per esempio, Trustpilot ha sempre dato priorità al discorso dell'autorevolezza del contenuto, che non è una parola pomposa, perché in realtà è l'autoritativeness, che è un aspetto fondamentale della SEO, come vediamo poi velocemente, ma è l'idea di trovare la formula nell'ambito di un contenuto difficilissimo, perché la recensione è in realtà un contenuto altamente discrezionale. Potrei pensare un aspetto, un'idea positivissima di questo webinar è lasciare una recensione a 5 stelle. Peccato che un minuto prima di lasciare la recensione mi arrivi un'email dalla mia compagna, da mia moglie, che mi rovina la giornata, perché magari abbiamo litigato il giorno prima e riprendiamo la discussione, e questo mi abbatte il sentiment positivo in quel certo. momento, e probabilmente da 5 stelle passo a 3 stelle sulla recensione per questo webinar. Sì, no? Sì, sì. Questi aspetti prettamente legati all'aspetto emotivo, che sì. sono comunque obiettivi, c'è un discorso di authority del contenuto, e quello che noi facciamo è cercare di trovare la formula per dare nell'insieme un contenuto il più affidabile possibile. Tant'è che centinaia di filtri sulle recensioni suspicious, cioè sistemiche in 12 anni di esperienza su indicatori tecnici, non contenuto in termini di contenuto, di parole, eccetera, ma proprio di indicatori tecnici che il nostro innovation team ha verificato, che statisticamente ci dicono che tendenzialmente quella recensione potrebbe non essere genuina. E quindi vengono eliminate nei primi 2 minuti. Ma sono davvero sistemi non discrezionali, sono provati statisticamente e funzionano statisticamente, significa che su 100 recensioni che magari sono state cancellate, una percentuale minima potrebbe anche essere genuina, ma ce ne sono tantissime altre in proporzione che sono invece non genuine. E quindi questo è un aspetto, per esempio, nel discorso di rendere il contenuto più autorevole possibile. Se io lascio soltanto il voto, è chiaro che non sto motivando il voto, e quindi quella recensione ha scarso valore per noi, non può essere pubblicata.
altri strumenti meno autorevoli, meno specializzati, che meno sono lì a pensare e studiare su come rendere il contenuto il più autorevole possibile della recensione. Probabilmente a questo non ci sono arrivati, preferiscono piuttosto fare un discorso quantitativo. Ma sì, lasciamo che siano anche soltanto le stelline, così sì, sempre per il discorso di prova sociale, più recensioni ci sono, più recensioni lasceranno. Certo. Probabilmente potrebbe essere questa la logica. E continuo perché ora sono arrivati anche con un paio, tre. Intanto dico a chi ha chiesto di parlare, che non possiamo dare la possibilità di parlare, di intervenire, perché altrimenti non finiremo più. Quindi chiedo a chi ha chiesto la possibilità di parlare, di scrivere la domanda o non so, la riflessione in chat. Poi invece c'era Domenico, c'era Luca che diceva una cosa interessante: approfondire il tema dell'invio a lasciare recensioni positive. Nel mondo dei servizi la motivazione numero uno degli utenti è scrivere per lamentarsi o per lasciare una lamentela, non per dire bene. Esattissimo. Hai provato scientificamente che noi tendiamo a ricordare maggiormente le esperienze negative. E a recensire in negativo piuttosto che in positivo. Cioè, quando va male, gli lascio la recensione, quando va bene, no. Cioè, passo avanti. Perché? Perché lo diamo per scontato. Esatto. Da quella posizione lo diamo per scontata. E anche perché, secondo me, scendendo un attimo a fondo nell'analisi, anche perché comunque è un meccanismo, quello in cui viviamo, che tende a farci sentire frustrati, perché se non fossimo frustrati non compreremmo. Certo. No? Dobbiamo tendere a comprare perché ci manca qualcosa. E quindi quella frustrazione di fondo che abbiamo, cerchiamo di farla prevalere all'interno delle nostre comunicazioni, sì, di farla lottare per sfogarci. E quello è un aspetto per noi fondamentale. Ci gratifichiamo con la recensione negativa. Ma in realtà è provato scientificamente dopo 12 anni, non un anno, che se le aziende invitano i loro clienti, non lasciano quindi soltanto il cliente alla recensione spontanea, che quindi per quello che abbiamo appena detto sarà tendenzialmente negativa. Perché, tra l'altro, c'è un altro aspetto, apro una finestra, secondo me un aspetto che peggiora ulteriormente la recensione sta nel fatto che la persona si aspetta l'invito, l'abbiamo visto prima, probabilmente eccola qui questa slide, il 75% delle persone si aspetta di poter condividere la propria opinione, quindi sostanzialmente si aspetta quell'invito di cui parla giustamente chi ha scritto quella domanda, quell'osservazione giustissima, perché ce lo aspettiamo, fa parte della nostra esperienza di acquisto, di utilizzo di un servizio prodotto. Sì. E quindi se non arriva, già questa cosa è un punto in negativo. Cioè, partiamo già male con questa recensione, sostanzialmente. Certo. Oltretutto, è importante invitare con un timing opportuno. Faccio un esempio, sono un e-commerce. Se mando un invito alla recensione, attendo i giorni della finestra del reso, perché sennò altrimenti è molto probabile che io prenda la recensione negativa pre-reso effettuato, cioè semplicemente perché ho mandato il prodotto sbagliato, o il prodotto è giusto ma non so, la misura non va bene e io consumer scarico la frustrazione di dover fare il reso e magari riacquistare o il cambio merce sul merchant, aspetto la finestra dei giorni del reso e poi mando l'invito alla recensione. Sì, dicevo, sostanzialmente arrivare l'insieme del processo prevede che si invita il cliente, in questa maniera si evitano tutta una serie di conseguenze negative già in partenza, perché sì, altrimenti la predisposizione è già negativa. C'era qualcosa che volevi chiedermi? Sì, facciamo una carrellata di domande e poi riprendi. Chiedo ai partecipanti però, dopo che Domenico risponde, di farci le domande alla fine, perché se no andiamo troppo lunghi. Allora, Jack diceva, c'è una prassi per cui si valutano le recensioni autentiche? Nel caso le cancella? Non è molto chiara. Però forse si può andare su. C'è un sistema, una prassi per valutare le recensioni autentiche? Sì, quella che viene definita prassi in queste domande in realtà sono le linee guida, che ci sono in Trustpilot e sono anche queste, derivano da 12 anni di esperienza e quindi in realtà superano anche alcuni aspetti che magari potrebbero rimanere nella presunzione o nell'ottica del merchant e del consumatore. Quindi derivano da fare questo lavoro da 12 anni e capire quali sono davvero i punti fondamentali e come raggiungere questo scopo al meglio, al di là del caso singolo, perché è più importante su una massa di dati ampia avere statisticamente qualcosa di rilevante.
Queste linee guida vengono poi applicate un po' tramite quei sistemi automatici che dicevamo prima di filtro, che ripeto non sono discrezionali sulla base di fattori di discrezionalità, sono automatici sulla base di statistiche che adesso noi non possiamo, alcuni non ci vengono, la maggior parte non ci vengono neanche comunicati a noi commerciali, diciamo così, ma rimangono soltanto nell'ambito dell'innovation team e del management altissimo di Trustpilot, proprio per evitare che venga diciamo di diffuso e si possa trovare un trigger diciamo di soluzione alternativo, ma ci sono poi appunto le linee guida, e queste linee guida permettono all'azienda di segnalare le recensioni che non rispondono alle linee guida. Noi abbiamo ben 60 persone che fanno parte del team compliance e queste persone prenderanno in carico la recensione, che viene immediatamente oscurata sin dalla segnalazione, quindi non è già visibile, con un messaggio di under investigation, e poi nei tempi tecnici verrà valutata, e solo dopo la valutazione verrà o rimessa online, se era una recensione che poteva essere, che doveva essere rimanere online, oppure viene oscurata per sempre, mai eliminata. Sì. Posso farti qualche domanda ancora? Oh, devi finire. Sì, no, dico, nell'ambito delle attività che un'azienda può fare, ci sono tre attività principali su Trustpilot. Una è la risposta pubblica. Abbiamo detto, una recensione pubblicata dopo una settimana può avere anche migliaia di views. E okay. Quindi è importantissimo rispondere pubblicamente. Perché? Perché l'utente, ancor più che l'esperienza in sé, che sappiamo essere discrezionale, cioè potrebbe essere positiva, ma semplicemente quel giorno, quel cliente, quel consumer non era propriamente orientato alla positività, e guarda molto l'attitudine del merchant, vede se la problematica è stata risolta, vede la risposta, è cordiale, è aperta, è puntuale, professionale, molto più magari della recensione a una stella prettamente emotiva che lascia di sé il fianco, no, al dubbio. Ecco, è quella che mette il dubbio spesso, certo, rispetto invece alla risposta professionale. E poi il discorso di poter appunto utilizzare queste linee guida per segnalare le recensioni, eliminando per esempio tutte quelle recensioni con termini diffamatori offensivi. È chiaro, okay, che noi siamo giudici, non entriamo lì dove ci sia un'elevata discrezionalità, sicuramente entriamo lì dove per esempio ci siano dei termini diffamatori offensivi, quelli sono oggettivi e quindi basta segnalarla con la giusta causale e quella recensione non riapparirà mai più su Trustpilot. Ok. Ci sono ancora delle domande e riflessioni che riguardano proprio questo aspetto, cioè tipo Daniele che dice: sto lavorando sulla sanificazione delle recensioni di Google My Business. Vabbè, lui qua parla di Google My Business, cerchiamo comunque di, insomma, dare, sì, una risposta, sì, sì, di un'azienda cliente dove hanno prodotti, sì, di qualità, il tutto è gestito molto bene, ma hanno il problema del trasporto, hanno un partner che non riescono a cambiare, che consegna in ritardo, crea danni, eccetera eccetera. I clienti però recensiscono negativamente l'azienda cliente. Avete qualche consiglio per migliorare questa situazione e cambiare quando sarà possibile il fornitore delle spedizioni? Mm-hmm. Chiedo di essere molto breve, però sì, ma quello è un problema un po' comune per l'e-commerce, nel senso che la maggior parte delle recensioni eventualmente negative sono relative alla spedizione, invece in realtà quindi quella recensione dovrebbe andare al corriere, non al merchant. Sì. Sicuramente ci sono molte cose che si possono fare. Il fatto di avere 12 anni di esperienza, nel caso di Trustpilot, soprattutto se utilizzi gli strumenti, quelli, diciamo, l'aspetto, quelli più professionali di Trustpilot, e quindi ti viene assegnato un account manager, sì, che basa quindi molto sull'esperienza sua e quella magari acquisita in generale dall'azienda nel gestire il merchant, e le recensioni e quant'altro. E il timing con cui invito alla recensione è fondamentale. Faccio un esempio, abbiamo fatto prima l'esempio del reso. Se io ti invito prima dei tempi tecnici del reso, è probabile che prenda la recensione negativa, che invece aspettando qualche giorno di invitarti a recensire probabilmente diventava positiva senza null'altro fare, e questi aspetti sono fondamentali, non sono irrilevanti. Certo, certo. Aspetto fondamentale, quindi per esempio se io ti mando l'invito alla recensione, se ho un'email transazionale che mi permette, non quella del corriere come merchant, certo, no, ma quella mia che è sincronizzata con i miei sistemi, per esempio quella del consegnato, allora ecco un altro esempio, ti mando l'invito alla recensione e come trigger usa quello di consegnato il merchant, cioè è sicuro che quella merce è stata consegnata. In alcuni casi invece, se non ho quella, ti manderò l'invito alla recensione presumibilmente su una consegna effettuata, cioè magari tendenzialmente una volta spedito
ti arriva in 3 giorni tendenzialmente, caro cliente, e quindi io ti mando dopo 10 giorni o una settimana l'invito alla recensione. Ma in realtà lui non ha mai ricevuto quel pacco, allora perché mandargli l'invito alla recensione se so di avere una recensione negativa? Certo. È un aspetto importante. Nel caso specifico ho problemi col corriere, tanto più importante è seguire la parte post acquisto in maniera, e quindi fase di spedizione attraverso dei sistemi di tracking di un certo tipo, attraverso la certezza dell'interazione sul consegnato, per esempio, è un aspetto importantissimo. Abbatto sicuramente il numero di recensioni negative, perché andrò a chiedere a quella recensione la recensione a quel cliente quando e solo avrà ricevuto la consegna. Sì. Vado sempre molto veloce ancora, Domenico, e poi anche tu cerchi di rispondere veramente molto brevemente. Conviene rispondere alle recensioni negative in modo tale da rendere visibile anche il proprio commento aziendale? Oppure bisogna sempre rispondere. Esatto. Bisogna sempre, sempre rispondere in generale alle recensioni, ma anche quelle positive, perché comunque c'è un fatto di engagement. Se io ti dico che sei bravo e te non mi rispondi, sembra quasi un atteggiamento di presunzione il tuo, no? E quindi, cara azienda, devi rispondere, ti devi far viva, devi, magari quella positiva gli rispondi con calma, no? Ma l'urgenza traspilota ha un sistema di alert, per cui tu puoi dal tuo account, sia per l'account gratuito che per quello a pagamento, attivare l'alert e dire: caro traspilota, avvisami per esempio per la recensione a 1 o 2 stelle, che quali sono importanti? Certo. O magari 1, 2, 3 stelle. Su quel ricevuto l'ok, io posso rispondere e quindi 1, risposta pubblica, 2, risposta privata, cioè magari scrivere in privato da Trustpilot al recensore, vedere di verificare qual è la problematica, risolverla e chiedere di cambiare la recensione, oppure addirittura segnalare la recensione se era da segnalare. Ok? Questo si collega a un'altra domanda che fa Giada. È necessario avere un account creato su Trustpilot per lasciare la recensione, o il consumatore che riceve la notifica per lasciare un commento può farlo anche senza creare obbligatoriamente un account? No, lo user deve sempre avere un account. Quando può crearlo lui in maniera spontanea e organica e lasciare una recensione, oppure nel momento in cui riceverà l'invito alla recensione, si creerà e lascerà la recensione, creerà un account user. Ok. Accetterà i termini e condizioni e creerà un user. Noi non spammiamo poi quella persona, tipo come altre piattaforme che magari ti invitano a lasciare la recensione, ti mancano 2 recensioni per diventare gold o platinum, assolutamente no, proprio in termini di rispetto, perché quello è innanzitutto un cliente del merchant. Se arriva dal merchant, è stato invitato dal merchant a lasciare una recensione, quindi non riceverà da noi comunicazioni che lo stimolano a lasciare altre recensioni in generale, non lo spammiamo. Però lui diventa uno user di Trustpilot, conoscerà Trustpilot e molto probabilmente tornerà a lasciare recensioni. A proposito della domanda, recensioni negative come opportunità. E quindi diventa innanzitutto una fonte incredibile. Siamo nell'era di big data e quindi le recensioni sono quello che ci possono far capire dove sbagliamo, dove possiamo migliorare. Innanzitutto, al di là della gestione, cioè è trovare la problematica che altrimenti noi non troveremmo, e in più al di là della persona che sta recensendo, ai visitatori, ai potenziali clienti, si mostra la propria professionalità nella risposta puntuale, cordiale, aperta, professionale. E perché non devo comprare da quell'azienda lì? Certo. SEO e SEM, fondamentale. Abbiamo detto che tutti cerchiamo le ricerche. Ci sono altre domande? Allora, non ti volevo interrompere, però sì, come dovrebbe avvenire, in realtà è attinente come a quello che hai detto ora, come dovrebbe avvenire l'invito alla recensione, perché non a tutti piace essere invitati, a qualcuno potrebbe dare fastidio, e l'azienda come fa a registrare il proprio nome su Trustpilot? Però forse queste qui, ne ho raccolte alcune proprio su di voi su Trustpilot, Vai. Sono risposte velocissime. Allora, innanzitutto per registrarsi è molto facile come azienda, basta andare su Trustpilot.it, è più semplice, anche se poi si aprirà il sottodominio italiano it.trustpilot.com. In alto a destra per le aziende, in alto a destra crea account gratuito, e di lì si fa il cosiddetto riscatto del proprio dominio, inserendo, utilizzando come email, un'email che sia corrispondente al dominio, quindi stessa estensione, se è domenico.it, la pagina profilo di Trustpilot, anche l'email di registrazione deve essere domenico.it, in maniera tale che Trustpilot sappia che quella è un'email e quello che la persona che sta riscattando effettivamente è con...
Domenico. Al sito. Se non vale, intervenire, che stiamo rispondendo per il nostro support e mandare un'indicazione, di una prova che quel dominio è vostro e quindi una prova di host. Io dicevo, in base all'esperienza azienda-cliente, cioè vendo shampoo o vendo pneumatici? Lo shampoo, se lo ricevo, lo posso usare subito, i pneumatici, prima di lasciare una recensione, probabilmente ho bisogno di settimane, se non mesi. Okay. Quindi la tempistica è importante. La tempistica, le modalità, non so, se io sono un'azienda che offre un prodotto e mi aspetto io cliente di lasciare una recensione quando il prodotto l'ho ricevuto e probabilmente ho anche avuto i tempi tecnici del reso, diciamo, prima. Ma se io invece sono un'azienda che offre un servizio e posso chiederlo anche per le recensioni sui servizi, non so, vendo tariffe luce e gas, no? O piuttosto faccio i finanziamenti, ecco, probabilmente a quel punto posso evitare di invitare per email, che è lo strumento solitamente più autorevole, più delle chat, eccetera, ma posso magari, visto che quel cliente verrà nel suo account per controllare la propria posizione finanziaria piuttosto che non per controllare le bollette, o se sono un'azienda che fa un broker, il cliente si deve loggare per fare le compravendite, magari posso chiedere la recensione quando si è loggato nel proprio account con un pop-up o un form che è all'interno del processo che l'utente deve seguire per fare le operazioni che svolge normalmente nel suo account in maniera ripetitiva. Quindi dipende, va visto caso per caso per ottimizzare l'ideale. Ok. Puoi continuare se condividi di nuovo lo schermo, Domenico, e dico a tutti i partecipanti che risponderemo a tutte le domande alla fine, perché altrimenti ora sforiamo e giustamente se qualcuno vuole finire di vedere il webinar e magari saltare le domande, poi invece chi rimane per qualche domanda può farlo. Lo vedete il webinar? Lo vedete il video? Sì. Ok, sì. Allora, se tutti cerchiamo quel contenuto, cioè la recensione è un contenuto sostanzialmente, quindi però è generato da un cosiddetto user generated content, quindi UGC, user generated content, è l'unico contenuto generato, sostanzialmente l'unico, dal cliente finale, dallo user, e non dall'azienda. Ma quindi è un contenuto benissimo, quindi vuol dire che quello andrà sui motori di ricerca, sul sito e poi sui motori di ricerca, e quindi questo già ci dice tutto, cioè è importantissimo. Se tutti lo cercano vuol dire che è importantissimo. E se è importantissimo vuol dire che è importantissimo anche per i motori di ricerca, per due motivi. Uno, perché stiamo cercando quel contenuto. Recensioni relative a Trustpilot, recensioni relative a azienda XX. Benissimo, ma cercherò e troverò, devo trovare, altrimenti non va bene, non ritorno su quel motore di ricerca, quindi indicizzazione. In più, a differenza di tutti gli altri contenuti, quello è un contenuto che aiuta il motore di ricerca più degli altri a qualificare quel merchant, quel sito. Se io sono un'azienda di una nazione sconosciuta che vende dei prodotti scarsi, con un servizio scarso, non mi fa il reso, non mi manda il prodotto che ho comprato, mi manda il prodotto sbagliato, contatto i customer service e sono spariti, non rispondono, addirittura quel prodotto magari è nocivo, è fatto con non so, una vernice o degli elementi che sono nocivi per me, per la mia famiglia. Quella è un'azienda che dovrebbe avere recensioni negative e quindi è importante che quelle recensioni siano affidabili, perché se uso uno strumento interno, se uso un ente terzo che verifica le recensioni, ma che è, come si può dire, influenzabile, è chiaro che quelle recensioni non sono recensioni affidabili. Mi sentite, sì? Certo. Sì, sì, ti sentiamo. Vai, vai. Ho sempre il terrore che sia caduta la connessione. No, no. E quindi ritorniamo al discorso dell'autoritativeness, cioè le recensioni che devono essere affidabili. Ci sono delle linee guida, si seguono quelle linee guida, punto. Regole valide per tutti, clienti non clienti, e l'importante prima di tutto è che quel contenuto sia affidabile, così che tutti possano venire a leggerlo e aumenti l'efficacia per i consumatori, per le aziende e quindi per i motori di ricerca. Se sono Google, da Trustpilot ho 5 miliardi di impression mese sulle recensioni, piuttosto che non 2 milioni e mezzo di nuovi contenuti tendenzialmente autorevoli, tendenzialmente, non perfetti, ma tendenzialmente tali, insomma, tendenzialmente affidabili, diciamo così. E quindi è importantissimo anche per i motori di ricerca, perché se quel sito che offre quel prodotto e servizio scarso utilizza Trustpilot, è sicuro, avendo un servizio e prodotto scarso, che non avrà delle recensioni positive. E quindi io, Google, ho tutto l'interesse a metterlo in milionesima pagina, perché così evito che l'utente trovi tra i primi risultati quel sito, compri e la prossima volta non venga più su Google a cercare, ma vada direttamente su Amazon o su Bing o altrove
perché ha avuto uno scarso risultato, poco autorevole, poco affidabile dal motore di ricerca. Ok? Sì. Benissimo. Questo è un aspetto importante. Il lato SEO quindi ha una sua ricaduta. Se quei contenuti, che sono contenuti peraltro che si aggiornano sempre a differenza di tutto il resto del sito, sono sul mio sito, sto offrendo dei contenuti che sono autorevoli, abbiamo detto, perché ci sono dietro controlli, la compliance, quantità, e quindi anche questo fa 35 milioni di visitatori mese. Sono contenuti sempre aggiornati, a differenza della scheda prodotto e della pagina del sito, che rimarrà probabilmente la stessa per mesi, se non anni. E quindi anche questo è un altro fattore di maggiore interesse del sito. È un contenuto di interesse, tutti cercano le recensioni, il 90-95% degli acquisti avvengono a fronte di ricerca delle recensioni, lettura delle recensioni, ed è pertinente. Se io cerco recensione viaggio Irlanda, vuol dire che voglio andare in Irlanda e magari trovo la pagina profilo del sito o la pagina del prodotto. E quindi lato SEO, questo sicuramente influisce in termini di interazione. Tre tipologie di interazioni, ma in realtà di più. Le recensioni possono essere sui venditori, quindi quelle sul merchant, sul seller, e ci sarà la pagina profilo Trustpilot collegata a recensioni o opinioni o semplicemente il nome dell'azienda, proprio per il discorso che siamo tra i primi siti al mondo per traffico, quindi uscirà sempre in alto e l'utente troverà immediatamente il risultato, come vedete qui per esempio nel caso di Manfrotto, in ricerca organica. Cerco recensioni Manfrotto e il primo risultato che trovo è Trustpilot con le stelline già in ricerca organica. Tra l'altro la pagina profilo di Trustpilot è quasi un mini sito, trovo già le informazioni sull'azienda, trovo la percentuale di distribuzione, eccetera. Influisce, poi c'è la recensione sul prodotto, quella non va su Trustpilot, se è raccolta dall'azienda e nei servizi non gratuiti, va direttamente nella pagina prodotto. Può essere anche un prodotto non fisico da dicembre 2019, e quindi anche su prodotti prettamente non fisici, se ho una tariffa precisa per quel prodotto, che in realtà è un servizio, io posso avere comunque i rich snippet, che sono le stelline che vedete qui nel caso dell'esempio dei rich snippet sui prodotti, no? Senza rich snippet, con i rich snippet. È provato scientificamente che l'avere quelle stelline tende a aumentare i click, ma è ovvio. Certo. Per tanti motivi, perché ci dà fiducia, perché attira proprio in termini di visibilità, perché siamo abituati ormai a vedere stelline dappertutto. E le recensioni, per oltre 100 recensioni per country, per nazione, negli ultimi 12 mesi, quindi nell'ultimo anno, con voto medio di almeno 3.5 su 5, mi danno i requisiti per l'arricchimento delle stelline anche nelle Google Ads. Quindi se io spendo 1.000 euro al mese, 100 euro al mese, 10.000 euro al mese in Google Ads, avendo le stelline, e decide Google quando farle apparire, non appaiono sistematicamente, ma tendenzialmente, e avrò più click a parità di condizioni. Qui vediamo due esempi di annunci, ed è chiaro che tendenzialmente tenderò a cliccare se non sono su quella, sì, certo. Su quella che mi dice che questo vale quasi 5 stelle e quindi perché non devo cliccare lì? Clicco, mi ritrovo sul sito del cliente e quindi aumentando il numero di click diminuisco il costo medio per click e quindi aumento il ritorno, il ROI, il ritorno da quella campagna. Trustpilot, essendo Google Review Partner, ha questo tipo di beneficio. Idem, se ho la recensione sul prodotto, oltre ad avere le stelline di ricerca organica, oltre ad avere sul sito un contenuto che l'utente si aspetta, la recensione sul prodotto, che si aspettano tutti comunque, oltre che quella servizio in generale sull'azienda, ho anche l'arricchimento delle stelline e i risultati delle Google Shopping, e anche lì, a parità di condizione, tra i vari risultati, tenderò a cliccare, pur a parità di prodotto, su quello che mi dice che comunque ci sono già altri clienti che sono soddisfatti. E quindi aumenterò anche il risultato di questa mia campagna dove sto peraltro investendo. Nell'insieme sto portando sul sito un contenuto che risponde al principio dell'EAT di Google, che è la base dell'algoritmo, cioè esatto. Advertise, quello che è l'esperienza inteso come insieme di knowledge dell'azienda e che viene espresso nella sua attività. L'autorevolezza dei contenuti e dell'azienda stessa e l'affidabilità che questa, quindi questa azienda e questi contenuti di questo sito è bilaterale da portare, in questo caso esprime. I vantaggi sulle conversioni on site è importantissimo, perché uno degli aspetti positivi, allora potremmo stare qui a parlare per ore, perché in realtà le recensioni toccano tanti aspetti. Eh sì. Okay?
Però se io lo porto sul sito e lo dimostro già sul sito che magari i miei clienti sono contenti, nelle varie fasi del funnel avrò dei miglioramenti. Sì. Quindi, per esempio, nel carrello, perché dovrei comprare da questo sito, da questa azienda? Ma se io li porto la testimonianza dei miei clienti che sono contenti e quella testimonianza è affidabile, autorevole, e qui entra in gioco Trustpilot, effetto Trustpilot, beh, allora piuttosto mi chiedo perché non dovrei comprare, visto che ho qui tantissime altre persone contente e io in questo momento non lo sono, tant'è che sto cercando un prodotto, quindi rischio di essere frustrato piuttosto se non compro da questa azienda. E le cosiddette call to action, quindi il carrello piuttosto che non il bounce rate iniziale, arrivo sul sito, ho fatto delle campagne per portare visitatori, campagne a pagamento, contenuti, con tutte le attività che faccio per portare visitatori e poi perdo il 30-50% dei visitatori nei primi 5 secondi. Bene, ma se io ti dimostro immediatamente che i miei clienti sono contenti, probabilmente abbatto questo primo livello di perdita di visitatori, certo, che cominceranno a navigare in numero maggiore e quindi arriveranno ad acquisto in numero maggiore. E così nelle varie fasi, sempre qui bounce rate, quindi frequenza di rimbalzo, piuttosto che non varie altre call to action che mi stimolano le 5 stelle, le 4 stelle, le 4 stelle e mezzo, autorevole, a portare un livello, diciamo, di autorevolezza superiore. E qui tanti vari altri esempi che portiamo, call to action, stellini in alto e sotto il tastino d'acquisto, recensioni e rating, file preventivo, sì, qui tannico, procedi con acquisto e rating positivo sotto, dimostrazione, ma perché non devo comprare? C'ho 2482 clienti contenti. Certo. Tantissimi casi studio che abbiamo di aziende che ci utilizzano. Recentemente un'azienda importante in Italia nel suo settore ha fatto un cosiddetto ABC test, cioè ha utilizzato la sua pagina a parità di condizioni in questo stesso identico momento su 3 visitatori. Un visitatore stava vedendo la sua pagina classica come era fino ad allora del sito, un altro visitatore con un widget fatto dall'azienda relativo allo score che avevano su Trustpilot, avevano 4 stelle e mezzo, non ricordo, e un'altra pagina, un terzo visitatore invece sta vedendo una pagina, quella home page, con un widget di quelli che Trustpilot ha studiato, perché abbiamo delle persone che si occupano solo di quello e quindi fanno tutta una serie di studi continui per ogni, certo, per ogni attività, anche l'invito è studiato da una persona che fa continui verifiche sulle risposte di conversione, idem per i widget. Bene, dopo un mese e mezzo di tempo, quindi non poco, ha potuto verificare come pagina normale, ok, risultato neutrale, pagina con il widget creato da loro, risultato negativo, pagina con il widget, con il nostro widget, più 10 conversioni. Ne abbiamo tantissimi di casi simili. L'abbiamo appena vista, la stiamo vedendo, però è anche importante come portiamo questo risultato e come lo visualizziamo, facciamo visualizzare. E qui ci sono i nostri prodotti e gli account manager che vi aiutano dove c'è bisogno. Ogni azienda ha un account manager che lo segue durante tutto l'anno. Si danno anche dei KPIs in maniera tale dei numeri, perché i dati sono importanti e su quelli si cerca di far migliorare il cliente. Certo. Il preventivo, molto buono, ma perché non devo farlo il preventivo? Lo dicono i clienti. E quindi poi abbiamo delle storie di successo, tipo quella, ne abbiamo tantissimi di casi studio, portando per esempio Giglio, che è un'azienda che da avere alcuni negozi offline è passato all'attività online e dal momento in cui ha cominciato a utilizzare Trustpilot, per esempio, ha avuto un aumento del CTR, del click, no? Negli AdWords del 20% avendo le stelline, i tassi di conversione quindi del 7% aumentati, anche sulle newsletter il 10%, perché può portare queste recensioni su tutti i tuoi flussi. Quindi parliamo di newsletter, parliamo di social, parliamo delle campagne con i banner. È comprovato che se io porto nel banner il mio trust score positivo, le stelline di Trustpilot che ormai sono abbastanza riconoscibili, tenderanno a cliccare di più e quindi aumenterò i click e aumenterò quindi il ROI conseguenziale di quella campagna. Qui abbiamo un video che però salterei perché penso siamo un po' in là. Ma tra l'altro non si sentirebbe l'audio, credo, perché avevamo già provato e non okay, si sentirebbe. Perfetto. Ma tanto lo riceveranno con l'email dopo, con la registrazione, con la presentazione, dove se lo possono vedere con calma, insomma, a casa, in ufficio.
Un aspetto positivo è il fatto che in realtà questo tipo di contenuto e quindi di valore, perché poi alla fine stiamo parlando di valore, non è uno strumento soltanto, è un valore e a differenza di altri software e service, qui parliamo proprio di valore sostanziale, al di là dello strumento, poi dietro ci sono 45 product manager e sviluppatori, quindi tutto è studiato per far sì che si possa integrare in 15 minuti, tutta una serie di cose che si vedono poi, diciamo, fanno emergere l'organizzazione. Sta nel fatto che quello è un valore, quindi molto sta a come l'azienda lo utilizza. Se io mi accontento delle stelline degli AdWords e ricerca organica, benissimo, ma se io quello stesso score lo uso nella newsletter, lo uso nel banner del remarketing e dei social, condivido con un click le recensioni positive prodotto sui social oppure servizio, no? Sui social vari, magari quelli più pertinenti, lo porto offline. Io ho un cliente che alla fine della sua pubblicità radio semplicemente aggiunge: abbiamo 5 stelle su Trustpilot. Con quella ultima frase, lui ha sostanzialmente spostato la comunicazione da essere autoreferenziale a essere sostanzialmente aperta, cioè sta confermando attraverso la voce dei clienti, attraverso una terza parte, diciamo, affidabile come Trustpilot, che tutto ciò che prima ha detto, siamo bravi, siamo belli, siamo presenti ovunque, costiamo poco, è vera. Tant'è che hanno 5 stelle su Trustpilot. Ottimo, ottimo. Allora, Domenico, io innanzitutto ti ringrazio e ti ringrazierò anche dopo. Abbiamo sforato di qualche minuto, ora riapriamo le domande. Se ci sono domande nella chat potete fare domande. Io intanto ritorno a quelle che non ti ho fatto e che ho raccolto prima. E allora c'è una domanda che dice come si potrebbero aumentare le recensioni positive visto che tendenzialmente si è portati a recensire esperienze negative. Vabbè, a questa abbiamo già risposto più o meno prima, non so se Sì. vuoi. Invitare e trovare il giusto timing, quindi è importante la consulenza da questo punto di vista, ma soprattutto invitare, essere interattivi, rispondere alle recensioni, non nascondersi, perché tanto non serve nascondersi. Esatto. E poi Marco dice le recensioni social sono importanti, come vengono considerate dal cliente? Hanno rilevanza nella scelta d'acquisto? Quindi Io pensiamo a direi di no per un semplice Facebook, motivo. pensiamo. Le recensioni social hanno una certa rilevanza in generale, c'è cioè l'opinione in generale ha una certa rilevanza, però è importante, come avevamo detto prima, l'autorevolezza collegata. Il social di suo, cioè con la piattaforma, con la community, fa altro. Non ha linee guida solitamente, non ha controlli, non è specializzata e quindi tendenzialmente avrà un impatto di molto minore. Nel caso di Trustpilot il 90% delle recensioni avviene a fronte di integrazione. È importantissima la recensione spontanea e organica, quella social di chi va. Abbiamo centinaia di filtri automatici che già eliminano migliaia di recensioni sospette ogni mese. Sospette, ok? Più c'è l'aspetto relativo al discorso dell'integrazione, cioè c'è dietro un flusso studiato con l'integrazione, siamo sicuri che c'è stata un'esperienza e quindi poi ci sono i filtri automatici, c'è la compliance e quindi quell'autorevolezza rende il contenuto più efficace per tutti, per il consumatore, per l'azienda, per il motore di ricerca. Certo, poi c'è Alessandro che chiede: credete che Trustpilot possa mai venire integrato o fagocitato da Facebook recensioni? Ma L'abbiamo appena detto, siamo in realtà completamente. È diversi, importante esatto. la domanda che ha fatto prima l'utente relativo al discorso, ma perché solo le stelline? Cioè, e parlavamo di Google, che è un'entità che già di sua comunque un'authority più elevata rispetto a quella di Facebook, si è sempre parlato delle problematiche relative a condivisione dei dati, insomma, gli scandali relativi a Facebook sono stati non pochi, e sappiamo avere tantissimi account fake, già questo è un aspetto, per esempio. E quindi in questo ambito rimane sempre fondamentale l'aspetto dell'authority. Noi abbiamo fatto, per esempio, ecco, velocissimo sarò su questo. Potevamo dire, quando arrivate da Trustpilot, se pagate i nostri servizi, vi importiamo tutte le recensioni che volete. Non lo facciamo. Accettiamo soltanto le recensioni, quelle che vanno su Trustpilot, quale servizio, che sono passate attraverso i nostri sistemi di controllo, le nostre linee guida, i nostri controlli, per cui non importiamo recensioni da terze parti. Le uniche che importiamo sono quelle prodotto, ma perché quelle non vanno su Trustpilot. Vanno direttamente sulla tua pagina prodotto. Andranno in un box recensioni prodotto e sarà specificato che non sono raccolte da Trustpilot. Poi quelle nuove, che invece raccoglierete attraverso Trustpilot, ci sarà specificato recensione raccolta da Trustpilot. Ma non va comunque sul sito Trustpilot e quindi quel contenuto in generale su Trustpilot non è influenzato negativamente
dalla recensione meno affidabile tendenzialmente. Sì. Poi ti chiedo di essere breve nella risposta da Verico, scusa, però purtroppo è possibile usare Trustpilot con la scusa delle recensioni per ottenere dei referral? Avete dei casi, dei case studies, scusami, a riguardo? Allora, allora, noi abbiamo la Compass che fa dei controlli continui, parliamo di milioni di visitatori mese, quindi qualcosa ci può sfuggire almeno temporaneamente. Certo. Non ho capito benissimo la domanda, nel senso bisognerebbe sapere meglio cosa si intende in questo caso della strategia per avere del referral. Se parliamo di segmentazione, sì, ho ricevuto una recensione a 5 stelle, bene, ti invito per chiedere dei referral. Se invece magari ho ricevuto da te una recensione a una stella, ti faccio contattare il mio customer service o ti chiamo io per sapere cosa è andato di sbagliato nella tua esperienza. Però certamente non ti chiedo un referral se mi hai dato una recensione a una stella. Tra l'altro, tocchi un punto importante, significa poter segmentare maggiormente con maggiore precisione il cliente sulla base delle del rating della recensione e del costo della recensione. Certo, certo. Poi Giada chiede, è possibile dividere le recensioni per lingua e allo stesso tempo inviare notifiche personalizzate in base al mercato d'acquisto? Sì, tutto possibile, assolutamente. Okay. La prima è fattibile con i vari sistemi, con i piani, dipende dai piani. E invece la seconda, sì, ci sono varie tipologie. Abbiamo per esempio il tagging che ti permette di raggruppare le recensioni in una certa maniera. Abbiamo le log views, cioè entriamo in un ambito ben più ampio, cioè meriterebbe una risposta di... Sì, meriterebbe magari una demo, ma io ho già scritto che per chi fosse interessato sarà contattato per una demo personalizzata. Sia Si può Trustpilot assolutamente fare. Esatto. Poi Trustpilot potrebbe essere un utile strumento anche per una scuola di cucina, quindi un bene non materiale. Trustpilot è a pagamento? Entriamo un po' più nel... Allora, ci sono gli account gratuiti e gli account a pagamento. Ovviamente l'account gratuito è già importante di suo perché puoi raccogliere 100, puoi mandare 100 inviti mesi e avere la pagina profilo Trustpilot e sarà sempre molto indicizzata. Dipende dall'entità del business se vale la pena passare ad altri. Se sei un business di certe dimensioni che giustificano un certo tipo di investimento, certo, sicuramente vale la pena passare a strumenti più professionali che ti permettono di avere i box, recensioni sul sito, una serie di cose che ti permettono di avere benefici SEO, l'utilizzo sui vari flussi, personalizzare, segmentazione e quant'altro. Dipende dalle dimensioni dell'azienda. In generale, sicuramente partire con l'account free è una cosa che serve a tutti perché avrete indicizzato, avrete una pagina profilo, un riferimento per tutti i potenziali clienti che troveranno delle recensioni affidabili relative a voi, alla vostra azienda. E poi nella domanda c'è, prima di questa, sempre Simone chiedeva, è utile, può essere utile anche per una scuola di cucina, cioè un bene non materiale, quindi... immagino servizio. Come abbiamo detto prima, addirittura per i beni non materiali, in realtà, si possono avere addirittura le stelline di ricerca organica adesso, da dicembre. Quindi sì, assolutamente, è differenziato. Noi cerchiamo recensioni su qualsiasi tipo di attività. E l'autorevolezza e la fiducia sono fattori decisionali in qualsiasi ambito, prodotto, servizio, finanziamenti, consulenze, piuttosto che non, appunto, in questo caso, il caso specifico che veniva citato. Certo. Vale per tutti. Pensiamo sempre alla nostra esperienza di acquisto in generale e a quella dei nostri cari e rispondiamoci sulla base di questo. Sì, sì, sì. E poi l'ultima, per il momento, su come invitare, diciamo, gli utenti alle recensioni, Martina chiede, prima di fornire il link per la recensione, chiedi loro come valutare il tuo prodotto o servizio da 1 a 5 stelle e poi decidi se mandargli il link. È una prassi giusta? Sbagliata? Non condivido innanzitutto per un motivo. Uno, perché per il prodotto hai bisogno di più tempo. E poi comunque sono esperienze diverse. Piuttosto ti invito subito alla recensione, non appena sono sicuro che hai ricevuto il prodotto, quindi attenzione, magari mandiamolo sulla certezza della consegna, l'invito alla recensione. Cioè avere questo tipo di accortezze e a caldo raccogliere la recensione, perché si è già completata sostanzialmente l'esperienza servizio quando hai già avuto il prodotto ed è quello corretto, quindi sono passati magari anche i termini del reso. E però per il prodotto devo darti il tempo tecnico. Se io compro le scarpe, sì, sono belle, ma le devo anche provare. Certo, devo avere un tempo.
il tempo, tant'è che noi permettiamo di invitare a recensione servizio e prodotto insieme, però anche di disgiungere questi inviti, e tendenzialmente si invita prima la recensione al servizio e dopo un tot di giorni, non è obbligatorio, noi diamo dei consigli, poi ogni azienda decide cosa fare, tendenzialmente dopo un tot di giorni invitare invece a prodotto, anche per avere dei contenuti più pertinenti, per evitare che nella recensione al servizio mi parlino del prodotto. Chiaro. Ultima domanda, poi concludiamo. Sì. Giada, è possibile inviare una richiesta di cambio recensione dopo che il cliente ha già pubblicato il suo commento? Sì, assolutamente sì. Come dicevamo prima, puoi contattare l'utente attraverso Trustpilot e scrivergli se c'è stata una problematica, cercare di risolvere la problematica e chiedergli di cambiare la recensione. Certo. Va bene, allora innanzitutto ringrazio i partecipanti, siamo andati un po' lunghi, però ci sono stati un po' di problemi di connessione, ma ce l'abbiamo fatta. Ricordo che questo è il primo Marketing Lab 2020, ce ne saranno altri, non abbiamo ancora le date certe, tratteremo altri temi, ma riprenderemo, insomma il prossimo sarà a febbraio, uno al mese, più o meno febbraio, marzo, maggio, eccetera, eccetera, e parleremo di SEO, parleremo di social media, tra un po' ci sarà anche una slide per farvi vedere chi parteciperà, quali saranno gli speaker. Vi ricordo che riceverete un'email partecipante, chi si è registrato al webinar, con la presentazione, il link alla registrazione dove avete tutti i nostri contatti, per chi fosse interessato demo personalizzata, Trustpilot piuttosto che Ranking Coach, potete farla con noi. Avete anche uno sconto su di noi, su Ranking Coach, intendo come tool di web marketing che tratta anche la parte di recensioni, del 50% se vi iscrivete o se avete già un account Ranking Coach, per chi si fosse iscritto appunto tramite la nostra newsletter, messaggio che ha ricevuto appunto dal proprio account. Sì, ho risposto già a Luca, avremo il PDF delle slide, sì, la presentazione ve la invieremo per email con il link alla registrazione, e poi tra un po' di giorni, una settimana, forse un paio di settimane al massimo, troverete anche il link al webinar sul nostro canale YouTube, il canale YouTube sia nostro che di Trustpilot, ve l'ho scritto prima in chat, ve lo rimando, dove potete rivedere appunto il webinar e anche altri webinar e altri contenuti sulle nostre realtà. Che dire? Ah no, volevo solo dire, prima di salutare Domenico e anche Claudio, che purtroppo doveva insomma esserci, però c'è stato Domenico al posto suo, i prossimi temi che tratteremo sono SEO, parleremo di SEO con Marco Maltraversi, poi contenuti per i social con Laura Masi, che è un'influencer italiana, nel settore del travel, beauty, eccetera, eccetera. Non vi so dire, ripeto, le date esatte, però una a febbraio, una a marzo e poi via via ci saranno gli altri. Seguiteci sui social, per chi è già iscritto al Ranking Coach riceverà la newsletter, per chi non è iscritto basta seguirci sui social, Facebook, LinkedIn, e riceve le notifiche. Credo di aver detto tutto, vi ringrazio, grazie a Domenico, Claudio si scusa, mi ha scritto, immagino che anche abbia scritto anche a te Domenico, per purtroppo l'imprevisto dell'ultimo minuto che ha avuto, però lo ha sostituito Domenico, direi alla grande. Grazie Domenico, grazie Trustpilot. Grazie a te Antonello per averci ospitato oggi, per avermi ospitato, è stato un piacere. E ricordo poi a tutti appunto gli sconti che avevi indicato tu, chiaramente contattando poi Trustpilot, penso che sia stata questa correlazione con Ranking Coach, per cui hai confermato che ci sono degli sconti sui servizi, però soprattutto ti ringrazio perché è stato molto interessante anche leggere queste domande interessanti, insomma. Sì, poter rispondere. È stato molto bello, interattivo, e sì, è stato costruttivo, ecco, interessante. Grazie ancora, grazie a tutti, alla prossima, seguiteci e buona giornata a tutti. Ciao, grazie. Arrivederci.